Manchester United, Valencia e Young Boys, le nostre avversarie nel girone H della UEFA Champions League. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Buon venerdì, video dedicato ovviamente ai sorteggi che ci sono stati ieri pomeriggio dei gironi della UEFA Champions League. Il video lo porto oggi perché ieri stavo cotto. La Juventus giocherà nel girone H, ovviamente testa di serie. E i tre avversari che l'urna ci ha designato, come detto nell'intro, sono Manchester United dell'ex del Polpo Paul, Valencia e poi gli svizzeri dello Young Boys. Un girone assolutamente alla portata della Juventus, ma un girone nel quale nei turni di andata, nel girone di andata, dovremo porre le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Questo perché stamattina la Juventus ha diramato quelli che saranno gli orari delle sei, gli orari e ovviamente i giorni delle sei partite. Ebbene, la Juventus il 19 settembre esordirà al Mestalla col Valencia. Poi il 2 ottobre avremo in casa lo Young Boys e poi il 23 ottobre andremo all'Old Trafford. Quindi nel girone di andata del girone H avremo le due trasferte più insidiose. Esordiremo, come detto, al Mestalla e poi andremo all'Old Trafford. Quindi è ovvio che di riflesso poi avremo in casa nel girone di ritorno le due più ostiche del girone, quindi il Manchester ed il Valencia. Nel girone di andata dovremo porre le basi non solo per la qualificazione agli ottavi, ma possibilmente, si spera, anche per la vittoria del girone stesso, perché come ben sapete vincere il girone poi ci garantirebbe sulla carta, almeno di stravolgimenti clamorosi, un ottavo di finale più agevole per quanto riguarda ovviamente la Juventus. Detto questo, poteva andare meglio, poteva andare molto peggio, visto con chi sono andati a sbattere le altre tre italiane alla Roma. La Roma anche ha avuto un'urna abbastanza benevola, mentre è andata decisamente male, bisogna dirlo, sia al Napoli che all'Inter. Ma all'Inter, voglio dire, stavate in quarta fascia. Che cosa potevate pretendere, insomma? Comunque, come detto, un girone assolutamente alla portata della Juventus. Io ritengo la Juve assolutamente più forte e del Manchester e del Valencia, e quindi speriamo di non avere i patemi d'animo che abbiamo avuto solitamente, anche già a cominciare dai gironi nelle passate edizioni. Poi bisogna dire che è un po' il girone del déjà vu, perché noi ritroveremo Paul Pogba e ritroveremo anche Mourinho, che, come sapete bene, in Italia ha allenato quelli là. Ma è il girone anche per Cristiano Ronaldo, perché ritroverà il Manchester United, che è indubbiamente la squadra che lo ha lanciato sul palcoscenico internazionale, e con cui, tra l'altro, Cristiano ha vinto anche la sua prima UEFA Champions League. È tutto per questo video. Bene, così ci vediamo più tardi per il pronostico FIFA 18 di Parma Juve. E come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti!